Questa mattina alle ore 9 è iniziata la stagione sportiva 2024-2025 dell'FC Matera, infatti la squadra bianco-azzurra è partita per raggiungere la località di Oricola Carsoli, sede in cui si terrà il ritiro estivo. Da oggi primo fino al 14 agosto la rosa materana svolgerà un intenso programma di lavoro sotto la guida di mister Salvatore Ciullo, usufruendo di due campi da gioco, di cui uno in erba e l'altro in erba sintetica. Nelle prossime ore saranno resi noti i test amichevole della squadra. Per tornare a Matera come ho fatto 2 anni fa, per me è ritornare a casa, ritornare in una città dove mi sento materano, no? Questo mi riempie di orgoglio e nello stesso tempo mi dà grande responsabilità di questo. Abbiamo la possibilità di fare questo ritiro per cercare di vedere anche molti ragazzi che non conosco, dei giovani che non conosco, per vedere se siamo pronti per far parte del nostro gruppo, se c'è da migliorare con i grandi, diciamo grandi tra parentesi, no? Con gente esperta che possono dare il loro contributo anche alla crescita di questi ragazzi. Sicuramente ci servirà molto per lavorare, è un percorso che inizia, un percorso diciamo difficile sotto gli aspetti, no? Perché è una squadra tutta nuova e perciò si cerca di mettere il massimo impegno per portare la squadra a prendere subito la categoria e soprattutto il posto dove stiamo.